Ci sono diversi punti che possono essere migliorati e l'importante è conoscerli, condividerli e trovare soluzioni praticabili. Un primo punto è senz'altro la carenza di personale, personale che sappia trattare di, vaccina di vaccinazioni, competente per le vaccinazioni, quindi parliamo di medici igienisti e di assistenti sanitari in primis. Un secondo punto sta nell'ottimizzazione dei servizi, per esempio riuscire ad avere sempre delle strutture dove quattro eh, o più ambulatori vaccinali lavorino in parallelo con un medico vaccinatore possibilmente con un medico vaccinatore, non con un medico della struttura da chiamare in caso di emergenza, perché ci sono i dubbi, ci sono i problemi, le persone che vogliono approfondire e quindi ci deve essere un igienista, un pediatra se parliamo di bambini, ma comunque un medico esperto di vaccinazioni. Un'altra linea problematica è... Un'altra soluzione, guardiamo il bicchiere in mezzo pieno, può essere quello di un maggior coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sempre sulla base di indicazioni molto chiare e molto precise. Eh, ma ad esempio eh, i richiami decennali per l'antitetanica, la, difterica e per tossica possono benissimo essere affidati ai colleghi sul territorio e questo andrebbe a diminuire di molto il carico di lavoro, perlomeno quello diretto, resta quello indiretto dell'organizzazione, del coordinamento, ma ottimizzerebbe il tutto. Il discorso del pronto soccorso, quindi di indicazioni chiare per i servizi di pronto soccorso, soprattutto in tema di profilassi post-esposizione del tetano e della rabbia. E eh, ultimo della lista, ma eh, molto molto importante: il discorso dell'informatizzazione. La nostra regione è dotata di un sistema di registrazione delle vaccinazioni che molte regioni ci invidiano e un sistema che ormai è vecchio, ma è fantastico perché io ho i dati vaccinali di qualunque persona della regione e li posso vedere da qualunque punto della regione, però è un sistema che è abbastanza chiuso, e dovrebbe essere utilizzato in maniera più, pot dovrebbe poter essere utilizzato in maniera più completa anche dai medici di vicina generale per esempio o dai reparti, e soprattutto eh, potrebbe essere utilizzato per identificare le situazioni in scadenza, ad esempio, e mandare, come si fa banalmente con le assicurazioni, un sms, guarda la tua vaccinazione in scadenza, è opportuno che ti rivolga o al tuo medico generale o al Dipartimento di Prevenzione per effettuare un richiamo in tempo utile. Quindi essenzialmente le cose sono queste e penso siano già tante.